Volevo comunicare a tutti che ancora non sentite l'audio perché non stiamo proiettando nient'altro se non immagini. Aspettiamo altri 5 minuti per dar modo alle persone di aggiungersi alla stanza e poi il nostro delegato all'orientamento aprirà i lavori.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Magari iniziamo a questo punto, visto che sono passati circa 10 minuti e abbiamo già diversi partecipanti e il programma per quanto riguarda la nostra offerta formativa è abbastanza vasto, quindi direi che potremmo iniziare. Anzitutto mi presento, io sono Cecilia Pozzi e sono delegato all'orientamento del nostro dipartimento e sono in rappresentanza di tutta la commissione orientamento che è composta, alcuni membri sono qui con noi, tra cui Daniela Braconi, che è la persona che vi ha parlato prima, e Daniela Giustarini, Luca De Vico, e Maddalena e forse qualcun altro si unirà anche più tardi. In programma era previsto il saluto iniziale da parte del nostro direttore, che però purtroppo non può essere con noi oggi a causa altri impegni, quindi manda a tutti voi i suoi più cari saluti e a breve vi mostreremo un video che ci teneva vi fosse mostrato per presentare tutto il nostro dipartimento. Prima di iniziare proprio per bene, vi devo informare che questa attività è registrata ai fini di erogazione del servizio, quindi tutti i partecipanti danno consenso implicito a farsi registrare. Nel caso non vogliate farvi registrare, ma volete comunque seguire le presentazioni, lo potete fare, disattivando in questo caso sia il microfono che la telecamera. Vi chiediamo inoltre la massima collaborazione, in quanto è un evento in cui ci sono tanti partecipanti, di conseguenza vi chiediamo cortesemente di tenere spento il microfono durante gli interventi relativi sia alla presentazione dei corsi di laurea, sia successivamente agli interventi degli studenti tutor della nostra society. Eventualmente di tenere spento anche il video. Entrambi li potrete attivare nel momento che vorrete fare domande e a breve vi spiegheremo anche come fare. Ora iniziamo. Mostrandovi il video che è previsto, che ci ha chiesto cortesemente di mostrarvi il nostro direttore di dipartimento, che chiaramente vi manda i suoi più cari saluti. Okay, questo era un video iniziale per mostrarvi un po' tutto quello che è e che si fa
all'interno del nostro dipartimento e molte informazioni le avrete successivamente nelle presentazioni dei singoli corsi di laurea. E poi ulteriori informazioni le avrete anche successivamente da parte degli studenti tutor. Prima di iniziare con l'offerta formativa, quindi con le presentazioni dei singoli corsi di laurea, vi faccio vedere molto, molto brevemente qual è il sistema che abbiamo pensato per fare domande. Quello che dovete fare è molto semplice. Se avete una domanda durante un intervento, potete attivare la chat usando questo bottoncino che trovate in alto, sulla vostra destra. Questo bottoncino vi permette di attivare la chat. A questo punto, molto semplicemente, scrivete nome e cognome, all'interno della chat. Premete invio e il vostro nome e cognome appare nella chat. Alla fine dell'intervento, provvederemo noi a chiamarvi per nome e a questo punto potrete aprire il microfono e fare la vostra domanda e successivamente lo potrete spegnere e arriverà la risposta, da parte, del presidente del comitato per la didattica oppure dai ragazzi tutor. Questa modalità funzionerà per tutta la durata di questo Open Day. Se volete, quando fate la domanda, potete tranquillamente attivare anche il video, così sembrerà un pochino più realistico un faccia a faccia. Questo punto possiamo iniziare con la presentazione dei corsi di laurea. Nel nostro programma è previsto un'iniziale presentazione del corso di laurea triennale in scienze chimiche, seguito dalla presentazione della laurea magistrale in chemistry chimica, e questo vi verrà presentato dalla professoressa Gabriella Tamasi, che è presidente del Comitato per la didattica, sia del corso di laurea in scienze chimiche che del corso di laurea magistrale in chemistry. Quindi ora cedo la parola a Gabriella Tamasi. Grazie Cecilia, mi sentite? Dunque, presento, se mi date un minuto, attivo la presentazione. Eccoci. Allora è un piacere incontrarvi anche in questa modalità un po' particolare, quindi è un incontro digitale, come dice anche il nome della giornata di oggi, dell'evento di oggi, Digital Open Day. Vogliamo comunque aprirvi un pochino le strutture didattiche e di ricerca della nostra università, in particolare del nostro dipartimento, e per quanto mi riguarda in modo ancora più specifico, indicarvi un pochino delle linee guida, insomma, di quelli che sono le caratteristiche dei due corsi di laurea, in particolare la triennale in scienze chimiche, della quale vi parlerò oggi. Appunto, io sono Gabriella Tamasi, mi presento, presidente del Comitato Unico per la didattica dei corsi di studio in scienze chimiche, triennale, lo ripeto, e chemistry invece magistrale, quindi che viene successivamente allo studio, insomma, all'acquisizione di un titolo junior di tipo triennale. Chemistry in inglese, come dal titolo, erogata in lingua inglese, e sono nello specifico docente nel corso di scienze chimiche al terzo anno di un insegnamento che si intitola
analitica, chimica analitica, due con laboratorio. Riguardo allo studio, lo vedremo, lo vedrete, chi di voi insomma sceglierà questa strada, di strumentazione ad uso chimico, strumentazione di tipo analitico per l'analisi di sistemi anche molto complessi, lì dove per complessi intendo dove ci sono tante componenti che in qualche modo devono essere separate, identificate e magari anche quantificate. Questo solo per fare un pochino la conoscenza personale. Per quanto riguarda invece il nostro incontro di oggi, la prima cosa che vorrei sottolineare è quello che è un po' il mio concetto di orientamento. Allora, voi vi trovate in questo momento a scegliere una cosa fare nel vostro futuro, no? Fra qualche mese, chi è al quinto superiore, chi è in quarta ha qualche tempo ancora in più, se la scelta della scuola superiore già in qualche modo sottolinea le vostre preferenze, ma non comporta un impegnarsi per tutta la vita, diciamo, perché potete ancora fare le vostre scelte ora, la scelta universitaria in qualche modo segna quello che, a mio parere, sarà poi il vostro percorso. Non si vede bene la presentazione, si vede solo a metà schermo, credo. Dicono i ragazzi in chat. Oh, scusatemi. Ora, aspettate. Ora come la vedete? Io se la metto a schermo intero non vedo la chat, il problema è questo. Va bene. Benissimo, grazie mille, grazie Elena. Dicevo, ecco, torno dove ero prima. Quindi orientare, a mio avviso, non significa convincervi in qualche modo, ma significa informarvi e farvi conoscere quelle che sono le caratteristiche dei corsi di laurea, dei corsi di studio dei quali abbiamo conoscenza e nei quali operiamo. E quindi nel mio caso in particolare corsi che riguardano le scienze chimiche. Partiamo subito dalla laurea triennale, si chiama appunto laurea triennale in scienze chimiche, L27, ha una durata di 3 anni e in questi 3 anni richiede l'acquisizione, ne verrete sempre più in confidenza con questa terminologia, di 180 crediti formativi universitari CFU. È un corso di laurea, possiamo dire, si dice generalista, il corso di scienze chimiche, che non vuol dire generico, attenzione a questa parola. Generalista vuol dire che non prevede nei 3 anni una specializzazione in un settore specifico della chimica, ma favorisce la formazione di figure professionali di eccellenza e in cui sono preferite, quindi sono punti di forza, l'autonomia, la flessibilità, l'acquisizione di solide formazioni di base in tutti quelli che sono gli aspetti della chimica, chimica inorganica, chimica organica, chimica fisica, chimica analitica, chimica biologica, in modo da avere poi le competenze di base per affrontare in modo flessibile, autonomo il mondo del lavoro, in tutti quelli che possono essere i settori della chimica, chimica ambientale, chimica biologica, farmaceutica, controllo di qualità, come chimici junior, quindi come chimici che hanno acquisito il titolo di una laurea triennale. Scusate, ma c'è qualcosa che non va come dovrebbe in questo momento. Per quanto invece riguarda più nel dettaglio i corsi, gli insegnamenti, insomma, ci sono in questo triennio, qui ho riportato in 3 box quelli che sono gli insegnamenti appunto del primo anno, del secondo anno e del terzo anno. Quello che mi preme farvi sottolinearvi in questo momento è soprattutto che il primo anno e in particolare il primo semestre, che vedete qui diviso dal secondo semestre,
è un semestre dedicato all'acquisizione di quello che possiamo dire essere il vocabolario che poi ci servirà in tutte e tre, per il proseguimento insomma degli studi, nonché poi anche nei successivi corsi magistrali. Quindi la matematica di base, la fisica di base, la matematica 1, la fisica 1 e la chimica generale inorganica con quell'ambito importante di esercitazioni che è la stechiometria, che poi sarà fondamentale per tutte quelle paroline che vedete scritte in rosso che prevedono corsi di laboratorio applicato a tanti ambiti della chimica, quindi chimica analitica, chimica organica, chimica inorganica, 1 e 2 con approfondimenti a livelli successivi. Quindi primo semestre, primo anno, scienze di base, vocabolario, conoscenze di base che serviranno poi successivamente. L'altra importanza appunto è questo gran numero di laboratori, sono nel primo anno uno solo, negli altri anni sono due laboratori per ogni, in ogni caso e prevedono molte ore quindi di attività personale di esperienza insomma personale nei laboratori che poi si esprime con una tesi di tipo sperimentale, quindi appunto il laboratorio di nuovo che riguarda quella che è poi la scrittura della prova finale, la prova finale quindi la scrittura della tesi che riguarderà un piccolo problema di ricerca che vi verrà assegnato sulla base delle vostre preferenze, sulla base dei docenti con quale deciderete insomma di affrontare questa esperienza e vi permetterà quindi di fare una piccola esperienza anche proprio nell'ambito della ricerca, non solo di tipo didattico. In questa diapositiva fino alla scorsa volta che l'ho presentata non c'era questa immagine, DAD, ormai abbiamo imparato a usare questa sigla, didattica a distanza. Mi auguro con tutto il cuore che nel momento in cui voi sarete iscritti all'Università di Siena, al corso di Scienze Chimiche, ovunque voi deciderete poi di iscriversi, questa sigla non sarà poi più importante come in questi giorni. Quello che mi preme sottolineare è che in questo secondo semestre, appena passato dell'anno accademico 19-20, questo è stato un punto importante che i vostri colleghi già iscritti all'Università e già iscritti a questo corso di studi hanno dovuto affrontare e devo dire a fine semestre possiamo dire con tanto impegno ma anche con buon successo, tanto impegno sia da parte dei docenti che da parte degli studenti e con forse anche buon successo. Sempre rimanendo nell'ambito di scienze chimiche, qui vi riporto dal 2009, quindi diciamo circa 10 anni, dell'andamento delle immatricolazioni a questo corso di studio. Vedete che è in aumento, forse negli ultimi 3 anni più o meno siamo rimasti stabili, siamo intorno ai 70 iscritti al primo anno. La cosa interessante di questo corso di laurea è che non soffre di quello che viene normalmente definito il fenomeno di parcheggio, cioè quegli studenti che si iscrivono a scienze chimiche in attesa magari di entrare in graduatorie per altri corsi di laurea a numero chiuso, penso soprattutto ai corsi di medicina, alle iscrizioni a medicina o similari. Finora diciamo questo non è un fenomeno presente nei nostri corsi di laurea, quindi al secondo anno diciamo il numero degli iscritti si mantiene più o meno costante. Come si fa a iscriversi a scienze chimiche? In breve, come tanti corsi, ormai quasi è obbligatorio, praticamente ci sono dei test di ingresso. Non è però il corso di scienze chimiche un corso a numero chiuso. Quindi il test, che è un test di tipo TOLC-S, S sta per scienze, quindi TOLC-S, è obbligatorio, ma è un test di autovalutazione che serve semplicemente a considerare quelle che sono le vostre conoscenze pregresse. Non è vincolante alla procedura di immatricolazione e serve in qualche modo a voi studenti per valutare le vostre competenze anche prima di iniziare il percorso scolastico. Qualcuno lo fa anche in sede di orientamento per capire quanto è già pronto per quel tipo di materie. Serve al comitato per la didattica o comunque insomma quelli che poi saranno
i vostri docenti a poter prevedere delle azioni di supporto, di tutoraggio, magari al primo anno, lì dove ci possono essere delle carenze. Qui avete le materie e il numero di quesiti che devono essere risposti, ma tutte queste informazioni, se andate nel sito del CISIA, insomma, le trovate in modo più esteso. Al momento, almeno per noi, i talk sono sospesi in questa fase e riprenderanno nel mese di settembre. Qui avete le date che sono già previste all'Università di Siena. In questa fase ancora un pochino oscillante, cerchiamo di rimanere aggiornati il più possibile, qualcosa può leggermente cambiare, ma a questo punto dovrebbero essere definitive. Se sarà possibile, saranno svolte nell'aula informatica, dove vengono normalmente svolte, oppure si attiverà quello che il consorzio CISIA ha già attivato per altri, in altri contesti, quello che si chiama Talk at Home, cioè la possibilità di sostenere questo test d'ingresso da casa, con delle procedure che poi, se sarà necessario, insomma, verranno comunicate a chi si iscrive a questo test. Andando velocemente alla conclusione, volevo dire due parole anche in quella che è la laurea magistrale, che si chiama Chemistry, quindi in lingua inglese, come dicevo prima, del quale sono comunque presidente per il corso di studi, ed è un corso appunto tutto in inglese, della durata di 2 anni, 120 crediti formativi universitari, CFU, e anche in questo caso si tratta di un corso di laurea non specialistico, ma generalista. Ancora una volta la scelta è quella di creare un neolaureato che sia completamente flessibile per il mondo del lavoro. Quindi corsi ovviamente avanzati di chimica analitica, biologica, inorganica, organica, chimica fisica e un panel di corsi a scelta da parte dello studente, quindi ancora di più la flessibilità in molti tipi di applicazioni, in molti settori applicativi della chimica. Quindi la specializzazione in qualche modo viene dalla scelta dei corsi a scelta, appunto, scusate il gioco di parole. Anche in questo caso internship, stage e tirocini e progetto sperimentale, quindi tesi sperimentale finale, con un numero di crediti molto elevato, quindi tante ore in laboratorio. Concludo mostrandovi questa diapositiva, Universitario Alma Laurea, che raccoglie un po' statisticamente tutti i risultati degli studenti laureati in Italia, e questo però è specifico per i due corsi di laurea dei quali stiamo parlando, anno di indagine 2018 e risultato a un anno dalla laurea. Quindi a un anno dalla laurea, dopo un anno, i laureati in scienze chimiche triennale, l'83% è iscritto a una laurea di secondo livello. Quindi assolutamente importante la formazione di tipo triennale, ma fondamentale, riconosciuto da parte degli studenti, ma io ve lo dico anche da un punto di vista personale, proseguire non necessariamente con Chemistry, non necessariamente a Siena. Nel nostro dipartimento fra poco vi proporranno anche un nuovo corso di laurea magistrale, ma comunque proseguire in una formazione universitaria superiore alla laurea triennale. Iscritti, 22%, iscritti ad attività di formazione post laurea. Questo valore aumenta dopo una laurea quinquennale, dopo, insomma, un quinquennio di studio, e qui ci sono master, ci sono dopo i 5 anni anche i dottorati di ricerca, ai quali non si può accedere con la laurea triennale, e quindi master di primo livello nel caso della laurea triennale e di secondo livello nel caso della laurea magistrale. Quindi necessità ancora, volontà di chi decide di studiare questo tipo di temi, di approfondire questo tipo di temi, di una formazione post laurea. Pochi sono gli occupati dopo la laurea triennale, che aumentano notevolmente dopo la laurea magistrale, ma in generale, diciamo, soprattutto dopo la laurea magistrale,
gli occupati ritengono che la laurea sia efficace per il proprio lavoro. Forse una triennale non è sufficiente. Mi fermerei a questo punto. Se i ragazzi hanno bisogno di domande lo potranno fare, spero di essere stata chiara e vi ringrazio. Se ci sono domande, la professoressa Tamasi rimarrà a disposizione per rispondervi, diversamente altre domande le potrete fare agli studenti tutor, se vi sentite anche più in confidenza, e anche loro sono tranquillamente in grado di rispondervi. Piacere. Ok, se non ci sono domande, direi che possiamo procedere e poi se vi verranno in mente anche successivamente, basta che scriviate il corso di laurea a cui fanno riferimento le domande quando scrivete il nome e le ridirezioniamo. Quindi passiamo alla presentazione dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico. Il primo corso che verrà presentato è il corso di laurea magistrale in farmacia e a presentarlo sarà la professoressa Lorenza Trabalzini, che è presidente del comitato per la didattica del corso di laurea di magistrale appunto in farmacia. Prego Lorenza. Sì, grazie Cecilia, mi sentite? Sì. Ok, riuscite a vedere bene tutto? Sì, perfetto. Io sono in una modalità che vedo solo il mio schermo e non vedo la chat, ma comunque tanto eventualmente se ci sono domande si possono, insomma, si vedranno dopo. Si vedranno dopo. Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Sono Lorenza Trabalzini, sono il presidente del Comitato per la Didattica di Farmacia e anche delegato alla didattica del Dipartimento e sono un docente di biochimica sia nel corso di laurea in farmacia che nel corso di laurea in CTF. Prima di entrare nello specifico per parlare del corso di laurea di cui sono presidente, vorrei anche io spendere qualche parola sulle modalità di accesso al corso di laurea, che sono però le stesse per tutti e due i corsi di laurea ciclo unico della classe LM13 che sono attivi nel nostro dipartimento, e cioè sia per farmacia che per chimica e tecnologie farmaceutiche, corso di laurea del quale poi parlerà il professor Taddei. Intanto i due corsi di laurea sono a numero programmato per l'anno accademico 2021, il prossimo, sono stati stabiliti 100 posti per farmacia e 120 posti per CTF. È prevista una procedura di preimmatricolazione fino ad esaurimento posti che sarà attivata un primo turno, diciamo, un primo bando per la preimmatricolazione dovrebbe uscire, è previsto per la fine di questo mese, per la fine di maggio. Quindi a partire dall'apertura del bando gli studenti potranno immatricolarsi, fare una preimmatricolazione, diciamo, fino ad esaurimento dei posti. Anche in questo caso gli studenti devono sostenere obbligatoriamente il test TOLC, che nel caso di farmacia e CTF si chiama TOLC-F. Non sto a dire molte cose di più su questa procedura perché ne ha già parlato la professoressa Tamasi, diciamo che i criteri sono del tutto analoghi, è un test appunto autovalutativo, non è vincolante per la procedura di immatricolazione, date appunto le nostre procedure. E nel caso del TOLC-F ci sono 50 quesiti che sono suddivisi in 5 sezioni, biologia, chimica, matematica, fisica e logica, più una sezione costituita da 30 quesiti per la prova della conoscenza della lingua inglese.
a Siena per diciamo, la valutazione degli studenti che si matricolano a Siena vengono utilizzate solo diciamo, i risultati ottenuti per le sezioni di biologia, chimica e matematica, mentre il punteggio ottenuto nella sezione di inglese viene considerato come test di livello per l'accesso ai corsi d'inglese, appunto, diciamo, gestiti dal centro linguistico di Ateneo. Voi sapete appunto che, se non lo sapete, appunto, poi ve lo dico in questo momento, ma ve l'ha già un po' accennato anche la professoressa Tamasi, si può fare il test del TOLC, si può fare da qualunque sede, fra quelle abilitate, non necessariamente se vi volete iscrivere a Siena dovete venire a Siena a farlo. In questo momento anche per il TOLC F non ci sono, diciamo, date vicine, le prossime date saranno a settembre, ma può essere appunto possibile sostenere il test in altre sedi dove appunto è attiva la modalità TOLC et HOM. Allora, entrando ora più nei dettagli a descrivere il corso di laurea in farmacia, quali sono le finalità, gli obiettivi di questo corso di laurea? L'obiettivo principale è quello di formare alla figura professionale del farmacista. La figura del farmacista è una figura molto importante, è un operatore sanitario che svolge una funzione di primaria importanza nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e nella tutela della salute del cittadino. Quindi il corso di laurea in farmacia è finalizzato a fornire una preparazione scientifica solida sui farmaci, quindi su tutti gli aspetti che riguardano il farmaco e tutti gli aspetti che sono importanti per la tutela della salute e dello stato di benessere del cittadino paziente. Quindi si può dire che il corso di laurea in farmacia è un corso di laurea centrato sulla figura del paziente. Il corso è organizzato con 26 insegnamenti curricolari. A partire dall'anno accademico 2021 è attivo un nuovo ordinamento che ha comportato presenta delle novità rispetto appunto a quello precedente. Come dicevo, sono 26 insegnamenti curricolari. In più è presente un corso durante il quale lo studente acquisisce conoscenze sulle norme di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro, quindi questo è un corso importante poi per appunto poter frequentare i corsi di laboratorio. Ovviamente è richiesta una conoscenza linguistica di livello B2, ci sarà anche un corso di inglese per farmacia e poi ne parleremo, crediti a scelta e poi altre attività formative di cui parleremo più avanti. È un corso articolato in 5 anni ed è organizzato in modo tale da permettere allo studente di affrontare un percorso che piano piano dalle discipline di base lo porterà verso delle discipline più specifiche, caratterizzanti e più finalizzate alla formazione di una figura professionale adeguata alle attuali esigenze del mondo del lavoro. I corsi sono organizzati in lezioni frontali oppure sessioni di laboratorio a posto singolo, questo sia per gli insegnamenti chimici che per gli insegnamenti biologici. I corsi di laboratorio a posto singolo sono importanti perché appunto lo studente può lavorare, può diciamo, organizzare un suo un piccolo esperimento guidato ovviamente dal docente dall'inizio alla fine. Allora, brevemente il percorso formativo, come vi ho accennato, nel primo e nel secondo anno ci sono discipline di base, sia in ambito chimico e fisico-matematico che ovviamente in ambito biomedico. Nel corso di laurea in farmacia sono diversi crediti, sono dedicati appunto a discipline di tipo biomedico che vanno dalla biologia di animale e vegetale di base, alla microbiologia, anatomia, la fisiologia e la patologia e via discorrendo.
Il terzo e il quarto anno sono invece dedicati a insegnamenti caratterizzanti nell'area chimica farmaceutica per conoscere le caratteristiche chimiche e strutturali dei principi attivi e delle materie prime utilizzate nelle formulazioni dei medicinali, anche in ambito del farmacologico e tossicologico, cioè lo studente imparerà le basi farmacologiche necessarie per comprendere il meccanismo di azione dei farmaci e poi anche in ambito tecnologico, legislativo e professionalizzante. E quindi lo studente imparerà le norme legislative e deontologiche che saranno utili all'esercizio dei vari aspetti dell'attività della professione del farmacista e anche le tecniche di preparazione delle varie forme farmaceutiche e il loro controllo di qualità. Il quinto anno, questa è un po' appunto la novità anche rispetto all'ordinamento precedente. Nel quinto anno lo studente sono contenute nel piano di studi, sono previste attività affini o integrative, cioè lo studente potrà scegliere, potrà completare diciamo, il suo percorso formativo scegliendo due insegnamenti fra quelli che vedete rappresentati, riportati in questo elenco, che permetteranno appunto allo studente di approfondire interessi specifici. Vedete in diversi ambiti ci sono offerte diciamo diverse tipologie di insegnamenti che vanno dalla nutraceutica alla fisioterapia, alla cosmetica, alla farmacologia, allo studio dei biopolimeri di interesse farmaceutico fino appunto anche a contenere un corso sulle soft skill, cioè sull'importanza anche di come gestire il rapporto farmacista-paziente. Questo è un corso appunto che sarà proprio tagliato proprio sulla figura del farmacista. Inoltre ci saranno corsi a scelta studente, il corso di English for Pharmacy, cioè un corso specifico per l'inglese, le conoscenze di inglese necessarie proprio per la figura del farmacista, oltre al tirocinio pratico professionale e la prova finale. Il tirocinio è un tirocinio obbligatorio ed è diciamo normato sulla base delle direttive della Comunità Europea che rende possibile la libera circolazione dei farmacisti all'interno dei paesi della Comunità Europea e il reciproco riconoscimento del titolo di farmacista. Quindi il laureato in farmacia che appunto dopo la laurea acquisirà l'abilitazione alla professione di farmacista può appunto esercitare la sua professione in tutti i paesi della Comunità Europea. Il tirocinio dura almeno 6 mesi, la durata non è necessariamente continuativa. Nel piano di studi di farmacia si prevede che il tirocinio possa essere iniziato per esempio alla fine del quarto anno, fra la fine del quarto anno e l'inizio del quinto, quindi nell'estate diciamo fra il quarto e il quinto anno e poi può essere diciamo completato al quinto anno. Viene svolto sotto il controllo di un farmacista tutor e può essere svolto in farmacie territoriali, pubbliche o private, private oppure farmacie ospedaliere italiane o di stati della Comunità Europea. 3 dei 6 mesi del tirocinio professionale obbligatorio possono essere svolti presso una farmacia territoriale o una farmacia ospedaliera di uno stato della Comunità Europea nell'ambito di programmi di mobilità internazionale e in questo caso del programma Erasmus for Traineeship. La prova finale consiste nella preparazione o discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, viene svolta sotto la supervisione di un docente di un settore scientifico disciplinare presente nel corso di studio e ovviamente deve essere pertinente con le discipline curricolari. Lo studente può scegliere fra una tesi compilativa o una tesi sperimentale. La tesi compilativa consisterà in un lavoro di approfondimento bibliografico su un argomento concordato fra il docente e lo studente nella stesura di un elaborato scritto, mentre la tesi sperimentale consisterà appunto in un lavoro di ricerca, quindi attività sperimentale in laboratorio, oppure anche nella raccolta ed elaborazione di informazioni originali tratte da banche dati o
ovviamente sempre in ambito clinico-scientifico, quindi dati di natura farmaco-economica, oppure dati epidemiologici o di sistema, comunque tutti, diciamo, argomenti importanti nell'ambito della professione del farmacista. La tesi sperimentale può essere svolta presso un laboratorio universitario oppure un'azienda o ente di ricerca, ancora una volta in Italia o all'estero, nell'ambito sempre di progetti di accordi, di progetti di mobilità internazionale, in questo caso in particolare del progetto Erasmus for Studies. E in questo caso il Dipartimento offre un'ampia gamma, un'ampia possibilità di scelta per gli studenti che intendono svolgere la propria, preparare la propria tesi all'estero. Tanto per darvi un'idea, per il prossimo anno accademico il Dipartimento ha attivato ben 29 accordi Erasmus con 24 sedi europee diverse nell'ambito della biologia, chimica e farmacia. Quali sono gli sbocchi professionali per un farmacista? Dopo la laurea è possibile, appunto, conseguire l'abilitazione professionale alla professione di farmacista, appunto, sostenendo un esame di Stato. Una volta acquisita l'abilitazione, il farmacista può esercitare la sua professione come titolare, direttore o collaboratore di farmacie pubbliche o private, di parafarmacie, oppure anche di dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla farmacia ospedaliera e al servizio farmaceutico territoriale. Ma il farmacista può svolgere anche, il laureato in farmacia può svolgere anche la professione di esperto, quindi può lavorare anche all'interno dell'industria farmaceutica, cosmetica e dietetica alimentare come collaboratore e dirigente, appunto, in aziende di diverso tipo in questo ambito. Può lavorare come informatore scientifico per il settore farmaceutico, cosmetico e dietetica alimentare, e può anche svolgere attività di insegnamento nelle scuole secondarie nell'ambito di settori di discipline ben specifiche. Brevemente, avete già intravisto qualcosa nel video preparato dalla professoressa Santucci, dal direttore. Nel nostro dipartimento c'è un'ampia possibilità di formazione post laurea, sulla quale non mi soffermo perché ovviamente è abbastanza prematuro per gli studenti interessati, appunto, ad immatricolarsi, ma comunque, appunto, c'è un'ampia scelta di master di secondo livello, ci sono ben due dottorati di ricerca e una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera. Prima di passare la parola al professor Taddei, prima, diciamo, alla professoressa Pozzi e poi che poi, appunto, darà la parola al professor Taddei, non so se, diciamo, se sono collegati dei docenti, degli insegnanti delle scuole superiori stasera. C'è qualche docente collegato? Non si sa. Non ci sono docenti collegati? Non ce ne sono. Quindi non so quanto, non credo che possa interessare. Voi siete tutti studenti del quinto anno, del quarto anno, suppongo. Era solo per accennare al fatto che sarebbe stata in programma quest'anno l'attivazione di una scuola estiva di farmacia, che purtroppo non è stato possibile organizzare a causa dell'emergenza sanitaria e che quindi auspicabilmente sarà attivata l'anno prossimo, e vedremo, insomma, speriamo di poterlo fare. Io quindi a questo punto ho finito e restituisco la parola a Cecilia, grazie. Ci sono domande per la professoressa Trabalzini? Diversamente possiamo fare come prima, le domande le potete fare come sempre agli studenti tutor nella sessione dedicata, oppure la professoressa Trabalzini rimarrà ancora collegata un pochino con noi, immagino, perfetto, e quindi potrete fargliele anche in un secondo momento se vi vengono in mente dopo. Quindi a questo punto possiamo continuare con il programma.
È prevista la presentazione del secondo corso di laurea magistrale a ciclo unico, che è il corso di laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche, e questo vi verrà presentato dal professor Maurizio Taddei, che è presidente del comitato per la didattica, appunto, del corso di laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche, CTF, normalmente detto. Bene, grazie. Ora vediamo se riesco a farvi partire la trasmissione dei contenuti dello schermo, che per ora mi dice di no. Vi vedete qualcosa? Qualcuno mi risponde? Al momento no. Vede... no. Allora, aspettate. Dovrebbe aver iniziato. Adesso? Ora si vede il suo schermo. Ok, bene. Allora, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Allora io vi presento il corso in chimica e tecnologie farmaceutiche, che è un altro corso della LM13, laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale, che è un corso di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni a normativa europea. Cercherò di evidenziare un po' le differenze che ci sono rispetto al corso di laurea in farmacia. Come è già stato detto, nell'anno accademico 2020-2021 abbiamo 120 posti che sono basati sulla cronologia di iscrizione. Quindi prenderemo i primi 120 studenti. Non si vede lo schermo. Non si vede lo schermo. No, si rivede l'icona sua. Via trasmissione. Posso andare di qua. Non lo fa. Perfetto. Adesso? Ora sì. Ci siamo? Si vede la prima slide? Sì, ora si vede la prima slide. Va bene, allora speriamo di andare avanti. Quindi, come dicevo, l'ammissione è basata sulla cronologia di iscrizione. Poi dovrete, come ha detto la professoressa Dalbalzini, fare un talk per valutare le vostre competenze. Allora, qual è la figura professionale dell'laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche? Fondamentalmente esperto in ricerca, sviluppo e produzione del farmaco. E come vedete lì, col termine farmaco, indichiamo farmaci, vaccini e prodotti biofarmaceutici e anche altre cose legate ai prodotti per la salute. Ovviamente non è solo l'esperto in ricerca, sviluppo e produzione, ma anche esperto in controllo qualità, stabilità e valutazione tossicologica del farmaco, cioè di tutto l'insieme di parametri che servono a portare il farmaco dalla scoperta fino al banco della farmacia. Quindi tutta la parte relativa alla valutazione tossicologica, farmacologica del farmaco e anche tutte le problematiche legate ai metodi di somministrazione. Il laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, diciamo che il corso di laurea ha una valenza di tipo chimico e di tipo bio, è una via di mezzo fra un corso, diciamo, finalizzato ad aspetti chimici e un corso finalizzato ad aspetti biologici. Tanto è vero che il grosso dei nostri insegnamenti appartengono a insegnamenti di tipo, proprio sono di due tipi, tipo chim e di tipo bio. Il laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche può applicare, diciamo così, a due tipi di abilitazioni professionali. Quindi può, una volta laureato,
iscriversi, diciamo, all'albo professionale sia dei farmacisti che dei chimici. E questa è una possibilità che non vi sono molti corsi di laurea che la permettono. Oggi, in questa nostra situazione in cui siamo qui a parlarci attraverso un computer, dire esperto nella ricerca, sviluppo e produzione del farmaco riporta a qualcosa di molto attuale, che è la situazione Covid-19 o SARS-2 in cui siamo dentro. Allora, vi faccio vedere la prossima slide, quattro molecole, prodotti chimici, per i quali è partito nel marzo 2020 un grande studio clinico per il trattamento del coronavirus. Sono i quattro farmaci, le quattro molecole attualmente più attive per la cura del coronavirus, che sono l'idroclorochina, il Remdesivir. L'idroclorochina è una molecola usata come antimalarico. Remdesivir, che era un farmaco che era in studio per il virus Ebola, e lopinavir e ritonavir, che sono due farmaci che sono inibitori della protease dell'HIV, quindi anche questi sono farmaci antivirali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se vogliamo risolvere questa problematica che ci tiene inchiodati davanti a un computer invece che in un'aula a guardarci in faccia, sicuramente sono fondamentali moltissime competenze, ma sono indispensabili le competenze di chi ha sviluppato e ha portato sul mercato queste molecole, che sono prodotti chimici. Quindi, come io dico molto spesso, il corso laureato si chiama Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, il che significa che se uno si vuole iscrivere a questo corso di laurea, è necessario che abbia un minimo di predisposizione anche per le materie chimiche. Torniamo alla situazione dei corsi di laurea. Ci sono una serie di insegnamenti del primo e secondo anno. Vedete, abbiamo parte matematica e fisica, che sono, diciamo, di tipo propedeutico, sono due corsi da 6 CFU l'uno, quindi in tutto 96 ore di lezione, e poi iniziamo con una serie di insegnamenti di tipo biologico, per un totale di 280 ore di lezione più 30 ore di laboratorio a posto singolo, e insegnamenti di base di tipo chimico, che sono 384 ore di lezione e nel primo e secondo anno non hanno laboratorio. E sono questi i corsi di base, cioè le fondamenta su cui si costruisce il resto. Sono necessarie competenze chiaramente delle quattro aree in cui è suddivisa la chimica, ma sicuramente sono necessarie competenze in anatomia, fisiologia, patologia e microbiologia. Con un po' di biologia vegetale e farmacognosia è un termine un po' che può sembrare non molto noto, ma è fondamentalmente le applicazioni farmacologiche delle piante, che è sicuramente una disciplina molto attuale di questi tempi. Nel secondo, terzo e quarto anno ci sono invece la parte più caratterizzante. Vi sono due corsi di biochimica, uno dei quali presenta anche 40 ore di laboratorio a posto singolo, e un corso di biologia molecolare, e poi la farmacologia, che è abbastanza grossa, diciamo, che è materia di tipo bio più impegnativa. Sono 168 ore che presentano nuovamente 40 ore di laboratorio, che si chiama saggio e dosaggio farmacologici, per un totale di 320 ore, di cui 80 ore di laboratorio a posto singolo. Per quanto riguarda invece la parte chimica, abbiamo la chimica farmaceutica e tossicologica. Ci sono una serie di insegnamenti frontali, dei corsi di chimica farmaceutica e tossicologica 1 e 2, che sono corsi annuali, e dei laboratori di analisi dei farmaci, sono tre laboratori di analisi dei farmaci, per un totale di 352 ore, 160 ore di laboratorio, quindi un grosso impatto dell'attività pratica. Tecnologia, socioeconomia, legislazione farmaceutica sarebbe la tecnica farmaceutica, quindi dove si impara fondamentalmente le vie di somministrazione, le forme farmaceutiche, come in pratica si riesce a somministrare un farmaco, che anche questa presenta un'attività di laboratorio. E poi c'è un corso di chimica degli alimenti e di nutraceutica, che anche qui 536 ore di ambito chimico suddivise in questi tre ambiti con 200 ore di laboratorio.
Abbiamo un corso poi di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per un CFU che viene riconosciuto all'interno del vostro curriculum, l'inglese e 10 CFU di corsi liberi a scelta dello studente, che normalmente sono corsi che lo studente sceglie tra l'insieme dei corsi dell'Università di Siena, di ambito normalmente scientifico-biomedico. Come ha già detto la professoressa Trabalsini, al quinto anno abbiamo il tirocinio professionale che viene fatto esattamente come quello di farmacia, non c'è differenza da questo punto di vista, e poi un'attività di internato di tesi che prevede 600, circa 650 ore, diciamo circa 6 mesi di attività sperimentale di ricerca individuale presso il laboratorio universitario, aziende e centri di ricerca privati in Italia e all'estero. Qui faccio apro una piccola parentesi, questa è la realtà che abbiamo presentato fino al 9 di marzo di quest'anno. Ad oggi molta di questa attività sperimentale è bloccata a causa delle problematiche legate al Covid, alla pandemia, e che non speriamo vivamente da settembre potrete cominciare. Sicuramente ci organizzeremo per permettere l'attività dei laboratori a posto singolo da settembre-ottobre in poi. Però questo potrebbe darsi che sempre una situazione di emergenza come quella in cui ci troviamo ora possa portare un po' di limitazioni. Del post-laurea al post-laurea è quello classico del nostro dipartimento, dottorato di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche, dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Come dico tutti gli anni, vi ricordo che in tutti i paesi del mondo, a parte in questo tragico paese che è l'Italia, per essere dottori bisogna aver fatto un dottorato di ricerca. Noi in Italia diamo il titolo di dottore onorario triennale, con tutto il rispetto per uno studente che ha fatto 3 anni di corso, quindi vi immaginate voi il concetto che abbiamo del dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca non è assolutamente una cosa per andare ad entrare nell'accademia, ma è una formazione solida che serve a chi deve avere un ruolo dirigenziale, sia in ambito industriale che in ambito, diciamo, delle attività. Attività governative legate ai farmaci e a tutto quello che ruota intorno alla farmacia. Vi sono dei master in drug design and synthesis, master in tecnologie farmaceutiche industriali, scelta tecnologie cosmetiche, c'è anche una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera a cui i laureati in CTS possono iscriversi. Per concludere, qualcosa sulla come si fa a valutare la qualità di un corso di laurea. La qualità di un corso di laurea si valuta basandosi sul prodotto, la qualità di un processo si valuta sulla qualità del prodotto. E il prodotto che noi andiamo a produrre sono i laureati. Allora, nell'anno accademico 18-19 abbiamo laureato circa 70 studenti e di questi il 46% era in corso, il 29% era fuori corso, il 25% era al secondo anno fuori corso. Il risultato non è entusiasmante. Perché il risultato ideale sarebbe riuscire a laureare in corso il 100% degli studenti, cosa che è abbastanza difficile, anche perché cozza con la libertà dello studente di non studiare. Detto questo, il fatto che la somma di questi due numeri faccia più del 70% ci dice che il corso di laurea è organizzato abbastanza bene, possiamo essere relativamente soddisfatti, perché se riusciamo a portare in, diciamo, circa 6 anni, più del 70% dei nostri studenti alla laurea, e questo è anche in un, diciamo, contesto nazionale un buon risultato. Noi siamo fermamente convinti che anche la qualità dei nostri studenti sia elevata, e questo ce lo dicono le statistiche Alma Laurea, sempre con tutto il valore che possono avere le statistiche. Qui vedete delle statistiche accorpate che si riferiscono all'ALM13, quindi si riferiscono sia ai laureati in farmacia che ai laureati in farmacia industriale, ma in realtà da un punto di vista occupazionale non c'è una grossissima differenza fra questi due corsi di laurea. Vedete che i laureati che lavorano sono sopra il 60% e la percentuale aumenta sopra l'80% per i laureati. Che sono arrivati nel 2013, quindi a 5 anni dalla laurea, quando è stata fatta la rilevazione. Se si va a vedere, oltre a quelli che lavorano, quelli che sono impegnati in corsi post laurea, vedete
vedete che non c'è un grossissimo incremento se confrontate l'altezza di questo picco con l'altezza di questo. Questi sono i dati di Siena rispetto ai dati nazionali, quindi siamo in perfetta media con i dati nazionali, in alcuni casi leggermente meglio. Questo è, diciamo, scorporato il confronto tra Siena in scuro e i dati nazionali, è scorporato nel grafico che vedete dopo. Nel prossimo grafico vi faccio vedere anche qualcosa sulla retribuzione. La retribuzione è quella di un laureato nel disgraziato paese che è l'Italia, quindi siamo intorno a 1.500 euro mensili, scusate. Indubbiamente il laureato è abbastanza soddisfatto. Vedete qui i laureati sono tutti, più dell'80% dei nostri laureati è soddisfatto per il lavoro svolto. Ed è anche, qui non c'è il dato, ma è molto soddisfatto della qualità dell'insegnamento che ha ricevuto. E alla domanda, si riscriverebbe lo stesso corso di laurea? Quasi il 90% risponde di sì, e ha una percentuale sempre molto elevata, che qui non vi presento, ma che potete trovare su Alma Laurea, dice che si riscriverebbe all'Ateneo dove si è laureato, quindi l'Ateneo, nel nostro caso dell'Ateneo di Siena. Niente, quindi anch'io termino e rilascio la parola al professoressa Pozzi, invitandovi a valutare questi corsi di laurea come un serio, per un serio impegno a contribuire allo sviluppo di un farmaco, che è la cosa fondamentale per curare una malattia. È l'arma fondamentale per curare una malattia. Quindi, nella lotta contro il Covid, se non abbiamo dei fucili, cioè non abbiamo delle armi con cui colpire questo Covid, possiamo avere i più bravi medici di questo mondo, ma questi medici non riusciranno a curare la malattia. Il fatto che adesso, vedete, diminuiscono le morti, quando leggete siamo bombardati da questi TG che ci parlano di tutte queste cose, perché stanno diminuendo le morti? Perché i medici, che sono molto bravi a fare strategia, hanno trovato quali erano le armi migliori per combatterlo e stanno iniziando a combatterlo più efficacemente che un mese o 2 mesi fa. E questo grazie alla disponibilità dei farmaci che siamo noi che gli mettiamo a disposizione. Bene, io ho finito. Allora, ringraziamo anzitutto il professor Taddei, come tutti gli altri professori che hanno presentato prima, e abbiamo una domanda da parte di Alessia Baroni. Può attivare il microfono e fare la domanda, attivare Sì, anche il video. salve. Volevo sapere se una persona fa farmacia e dopo vuole passare a chimica e tecnologie farmaceutiche, ci sono degli esami che vengono convalidati oppure no? Sì, fondamentalmente ci sono alcune piccole differenze nel primo anno, dipende dagli esami che ha fatto. Allora, per passare e fare uno spostamento essere ammessi al primo anno, è necessario aver sostenuto l'esame di chimica generale inorganica. E dato che fondamentalmente i due corsi, il corso di chimica generale inorganica ha lo stesso numero di crediti, normalmente non ci sono problemi particolari. Tutto quello che possiamo riconoscere lo riconosciamo. È chiaro che se lei proviene da un corso di laurea, lo studente proviene da un corso di laurea molto diverso, è difficile riconoscere esami che non hanno l'equivalente nel corso di laurea in cui ci si va a iscrivere. Però fra farmacia e CTF, almeno al primo anno, non ci sono grosse differenze, quindi non ci sono grossissimi problemi. Ok, grazie. E se io fossi al secondo anno e voglio passare a chimica e tecnologie farmaceutiche, dovrei ricominciare dal primo, essendo al ciclo unico, o No, non importa? dipende. Allora, se lei guarda sul regolamento dei corsi di laurea, questa domanda è utile perché mi serve a dire una cosa. Per iscriversi al secondo anno è necessario aver superato l'esame di chimica generale inorganica e aver dato un certo numero di crediti. Lo stesso discorso vale per passare dal secondo al terzo. È necessario aver superato l'esame di chimica organica e aver acquisito almeno 60 CFU. Quindi, se lei è in una situazione come questa, cioè, ha superato la chimica generale inorganica al primo anno ed è al secondo, noi la mettiamo al secondo, cioè la trattiamo come uno studente di CTF. Ok, va bene, grazie mille. Grazie.
Grazie mille per la domanda. Abbiamo un'ulteriore domanda da parte di Albi Jennifer, giusto? Può attivare il microfono e fare la domanda al professor Taddei, grazie. Salve, volevo sapere, il TOLC-F per appunto il corso di laurea magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche è requisito necessario o come per l'altra facoltà è una sorta di test di autovalutazione delle competenze? Test di autovalutazione è dello stesso, cioè si fa lo stesso, è lo stesso, cioè voi vi presentate con gli stessi orari esattamente uguale. Ed è un test di valutazione solo delle vostre competenze. Ok, grazie. Grazie ancora per la domanda. A questo punto direi che non ci siano altre domande, quindi possiamo. Ah no, un attimo, c'è un'altra domanda. Chiumento Sara, può attivare il microfono e fare la domanda al professor Taddei, grazie. Ma per fare la prescrizione al CCF, cioè come bisogna fare? Deve andare allora, per la prescrizione, deve andare sul sito dell'università, del dipartimento e trova la procedura, cioè deve andare nel sito relativo alle iscrizioni all'Università di Siena, seleziona laurea a ciclo unico a numero programmato e da lì poi le verrà indicato come seguire, come fare, le operazioni da seguire. E ora di preciso non glielo so dire, però fa tutto online e poi eventualmente chiede l'assistenza a parte degli studenti tutor anche dell'ufficio studente didattica, sempre del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Ok, un'altra domanda, se possibile. Sì, Ma certo, prego. è necessario per l'esame d'inglese? Cioè, l'esame da dare è per entrare nel livello B1, B2 o occorre già averlo prima? No, lei per immatricolarsi non deve avere nessun livello di inglese. Per laurearsi deve acquisire il B2. Ok. Quindi questo Grazie. B2 lo può acquisire o al centro linguistico d'Ateneo, oppure ci sono delle certificazioni di B2 che vengono riconosciute dall'università, trova la lista andando al centro linguistico di Ateneo. Ok, grazie. Ok, se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora il professor Taddei. In merito alle procedure di immatricolazione, le ultime sessioni di oggi sono appunto dedicate alle presentazioni degli studenti tutor che saranno felici di aiutarvi in tutte queste procedure. Quindi se rimarrete collegati potrete parlare direttamente con loro e fare le domande a loro o comunque li potrete tranquillamente ricontattare in un secondo momento. Vi lasceranno tutti i loro riferimenti. A questo punto, introduciamo corso di laurea magistrale. Chiaramente questa è un'opzione che riguarderà le fasi successive dei vostri studi. Ora vi presenteranno, in particolare la professoressa Petricci, vi presenterà il corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology. Allora, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Io faccio parte del comitato ordinatore con la professoressa Spighi e la professoressa Sinicropi del corso di laurea in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology. Non vi farò una presentazione come quelle che avete visto finora, ma troverete in chat il link ai due siti di Ateneo in cui potete trovare la maggior parte delle informazioni relative ai crediti formativi, alla struttura proprio di questo nuovo corso di laurea magistrale. Prima di farvi comunque una presentazione del corso, vi vorrei chiedere di connettervi su menti.com. Che trovate sempre appunto in chat come link e inserire il codice 498150 per connettervi a una presentazione in cui vi vorrei fare qualche
domanda appunto per conoscere un po' le vostre opinioni e avere un po' di informazioni su di voi. Intanto che vi connettete, mando la condivisione dello schermo, spero. Allora, attenzione. Un secondo che cerco di attivare l'audio della presentazione perché... Indica quanto sia interessato alle seguenti tematiche. Bravissimi, avete già iniziato a rispondere. Quindi ambiente, biotecnologie, farmacoeconomia, innovazione, comunicazione, big data analysis. Tra un po' troverete poi le risposte relative a quanto questo corso di laurea si occupa degli argomenti praticamente su cui vi sto interrogando. E l'idea con queste domande è un attimo di aiutarvi a riflettere su quelli che sono i vostri interessi per poter appunto scegliere al meglio la vostra formazione futura. Okay, tutti molto interessati all'innovazione, biotecnologie, seguono. Intanto il corso, lo dice già il nome del corso, è abbastanza innovativo e cerca di unire la sostenibilità in ambito industriale, farmaceutico e biotecnologico, quindi sono degli elementi importanti proprio in un'ottica di innovazione, di industria 4.0, ma anche di salute 4.0, come vedremo fra un po'. Ancora un altro minuto per finire il sondaggio, aspettando le vostre risposte, anche se i vostri interessi, diciamo il vostro orientamento sembra abbastanza evidente. Ok. Passiamo alla prossima domanda. Cosa pensi sia più importante per il lavoro del futuro? La creatività, la capacità di risolvere problemi complessi o il pensiero critico? Questo è abbastanza interessante perché non vi do la risposta, ma nel video che vedrete fra un po' troverete indicati i 10 punti individuati in ordine appunto di interesse e di importanza, individuati dal Third World Economic Forum come fondamentali e più importanti per il lavoro del futuro, e potrete vedere diciamo quanto la vostra risposta corrisponde a quelle che sono proprio le previsioni per il lavoro di domani e come vi siete, direi, fra virgolette, classificati. Andiamo avanti con la prossima presentazione. Quanto pensi sia importante in un percorso formativo? Poter fare didattica a distanza, fare esperienze in aziende, fare una tesi sperimentale, conoscere gli aspetti economici e manageriali del settore biofarmaceutico, considerare la sostenibilità ambientale dei prodotti oltre agli aspetti puramente economici, confrontarsi con scienziati di rilevanza internazionale, poter arricchire il proprio percorso anche con materie umanistiche.
il poter fare didattica a distanza, diciamo che in un'ottica di Covid diventa molto importante, ma diventa molto importante anche nell'ottica in cui ci sia qualcuno che già sta lavorando e decide di iscriversi appunto a un corso di laurea magistrale per diciamo migliorare la propria formazione pur mantenendo la propria attività come studente lavoratore. Questo non vuol dire che non ci sia per gli altri corsi di laurea o per i corsi che non prevedono didattica a distanza, però in questo senso l'avere la possibilità della didattica a distanza implica il non dover essere fisicamente in un luogo in un determinato momento e quindi sotto certi aspetti può risultare appunto vantaggioso. Bene. Intanto grazie per queste prime risposte che mi avete dato. Passerei a presentare due video e mandatemi in chat se praticamente non sentite Magistrale l'audio, Sustainable. se non sentite l'audio dei video che vi sto per mandare. Il nuovo corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology è in lingua inglese ed è una proposta formativa unica in Italia ed in Europa, perché coniuga le conoscenze biochimiche con competenze di management e sviluppo sostenibile. Il progetto innovativo della nuova laurea magistrale prevede di arricchire la preparazione biochimico-farmaceutica degli studenti con conoscenze di life cycle thinking, come approccio globale ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla base degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Con queste competenze fondamentali sui principi della sostenibilità, il nuovo corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology ha l'ambizione di preparare i laureati ad una progettazione critica di nuovi approcci innovativi e sostenibili che possano garantire la sicurezza del prodotto finito, evitare rischi ambientali, promuovere l'economia circolare e l'uso di risorse rinnovabili, rispondere alle esigenze specifiche di mercato e a richieste legislative sempre più restrittive. Il nostro corso di laurea mira a voler formare un nuovo professionista con elevate mansioni dirigenziali nel settore biotecnologico e farmaceutico, che possa ricoprire ruoli di responsabilità in un comparto industriale cruciale per il paese. Per questo formeremo una figura in grado di utilizzare specifiche piattaforme tecnologiche post-genomiche, sistemi di high-throughput screening, identificazione di bersagli molecolari di interesse biotecnologico, e per la progettazione e produzione di biomolecole e la loro validazione. Una figura in grado di applicare i più moderni metodi per effettuare analisi di big data anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ed utilizzarne i risultati per sviluppare ecosistemi integrati interattivi usati per la stratificazione di dati clinici, epidemiologici, biochimici, finalizzati allo sviluppo di approcci terapeutici e della medicina di precisione. Le nozioni somministrate, integrate con laboratori individuali, saranno erogate mediante didattica innovativa, interattiva ed immersiva, attraverso l'utilizzo del VitaLab, una piattaforma di simulazioni in realtà virtuale dei processi produttivi dell'industria farmaceutica. Tali moduli riguarderanno casi pratici, situazioni di rischio, nonché il rispetto delle norme di sicurezza. Nel corso di laurea magistrale SIFAB verranno utilizzati vari metodi di didattica attiva per far sviluppare ai futuri esperti del settore le 10 top skills individuate dal Third World Economic Forum come fondamentali per i laureati del futuro. Gli studenti svolgeranno lavori e progetti di gruppo, sviluppando la capacità di proporre soluzioni creative a problematiche reali nell'ottica dell'unire il sapere al saper fare. Thank you.
Come avete visto, non so quanta familiarità avete con terminologie quali stakeholders e cose di questo genere, ma appunto i nostri interlocutori esterni anche nel progettare questo corso di laurea sono interlocutori, quelli che avete visto nelle ultime diapositive, di tutto rispetto, che vanno da Procter & Gamble a GSK a Federchimica. Manderei un altro video in lingua inglese, visto che questo corso di laurea è appunto in lingua inglese, prima di passare appunto alle vostre domande. Ritorniamo un attimo al nostro menti.com. Non so se siete ancora connessi, potete per favore riconnettervi e inserire il codice 498150 e rispondere, giusto per darmi un'idea, quanto diciamo quello che avete visto per il momento su questo corso corrisponde a ciò che cercate per la vostra formazione e quanto può interessarvi. Questo giusto per noi, perché essendo un corso nuovo, diciamo, dobbiamo anche capire chi abbiamo davanti e quanto appunto può essere di interesse il tipo di percorso formativo che stiamo proponendo. Per quanto riguarda le domande che faremo fra poco, vi inviterei, anziché ad usare la chat, a porre direttamente le domande per iscritto su Menti. Fra un po' avremo una diapositiva dedicata e io, la professoressa Spiga e Sinicropi vi risponderemo. Quindi, se non ci fosse modo o tempo di rispondere a tutte le domande, non esitate comunque a continuare a mandarle. Caricheremo poi tutte le risposte direttamente sul sito di SIFAB, in modo che possiate trovare anche per iscritto una risposta alle domande che ci avete posto. Quindi potete iniziare a scriverci le domande direttamente, e man mano che compaiono inviterei anche ad Algisa ed Ottavia ad accendere i microfoni per rispondere.
Allora, ok, devo comunque fare il B2 di inglese. Allora, per quanto riguarda questa domanda, dipende se la certificazione è equivalente al B2 oppure no, deve comunque essere un qualcosa di riconosciuto come B2. Comunque, in ogni caso, per queste domande qua, appunto, potete poi sentire anche successivamente gli studenti tutor che sono ferrati anche più su tutta la parte burocratica. Potete anche prenotarvi intanto in chat, se vi viene meglio, per prenotarvi per le domande e farle direttamente in forma attiva. I video che avete visto sono presenti sul canale YouTube di Dipartimento, del Dipartimento di Biotecnologia e Informatica, per cui potete rivederlo quando volete. Ma non mi vedono. Intanto potete comunque continuare a mandare le vostre domande, appunto, e possiamo anche rispondere in un secondo momento. A questo punto lascerei proprio la parola a Cecilia, se volete scrivete pure in chat, vi rispondiamo anche per via classica, insomma. Grazie. Grazie mille Elena e ringraziamo ancora la professoressa Petrici per la presentazione di questo nuovissimo corso di laurea magistrale che è stato attivato giusto quest'anno dal nostro dipartimento. E a questo punto, se non ci sono domande relative a questo, lascerei la parola alla professoressa Stefania Lamponi che è delegata al tutorato e vi introdurrà il Cyberspace Time. È un secondo che hanno mandato, mi sono arrivate Ah, due domande. sì. Una, se è possibile avere chiarimenti sulla modalità di accesso al corso, se il corso è a numero chiuso. No, il corso è a numero aperto, quindi per la modalità di accesso serve avere una delle lauree specialistiche che avete visto indicate praticamente nel flyer. Quali corsi danno accesso al SIFAB? I corsi di laurea specialistica in scienze biologiche, quindi di area biologica, ovviamente i corsi di laurea a ciclo unico in farmacia CTS, se qualcuno è interessato a un secondo percorso di questo genere, e poi altri corsi di laurea, la lista totale la trovate appunto nel flyer e ai due link che vi ho riportato in chat prima. Quindi trovate tutti i corsi specifici con i quali si può accedere, anche alcuni corsi di ingegneria, cioè anche alcuni corsi tipo ingegneria chimica, cose di questo genere, però dipende molto dai casi specifici in questo caso. Quindi lì trovate una lista molto analitica che può rispondere meglio ai vostri bisogni, diciamo. Ok, grazie Cecilia, scusami. Non figurati, nessun problema. È bene rispondere alle domande, anzi, perché questo è sicuramente il modo più diretto per poterle fare. Quindi a questo punto lascerei la parola alla professoressa Stefania Lamponi, delegata al tutorato del nostro dipartimento. Buonasera a tutti, come ringrazio Cecilia appunto per avermi introdotto. Io sono appunto il delegato al tutorato del nostro dipartimento e mi occupo, diciamo così, di coordinare le attività dei nostri studenti tutor. I nostri studenti tutor sono degli studenti di dottorato o studenti iscritti al quarto o quinto anno delle lauree a ciclo unico. E hanno il compito, diciamo così, di aiutare, di seguire coloro che si trovano agli anni di primo, secondo, terzo e che si trovano in difficoltà su magari determinati esami, quindi forniscono un supporto didattico, ma forniscono anche
un supporto per quanto riguarda, diciamo così, burocratico, per quanto riguarda anche tutte le procedure da seguire per l'immatricolazione, e poi rappresentano, diciamo così, un punto di riferimento, una guida anche per cercare di favorire quanto più possibile l'inserimento degli studenti iscritti al primo anno nel mondo universitario. I nostri tutor sono raggiungibili sempre attraverso il loro indirizzo di posta elettronica e hanno degli orari di ricevimento, ma tra l'altro sono anche estremamente disponibili, per cui anche al di fuori di quelli che sono i loro orari di ricevimento, se vengono contattati, forniscono spiegazioni e chiarimenti su qualsiasi aspetto e su qualsiasi domanda, soprattutto gli studenti che si apprestano ad iniziare la carriera universitaria possono avere. A questo punto, ecco, io lascio la parola a Jessica che vi presenterà tutti i suoi colleghi e vi parlerà un pochino più in dettaglio di quello che gli studenti tutor fanno. Grazie. Grazie professoressa. Buonasera, sono Jessica, studentessa tutor del Dipartimento. Ora cerco di avviare la presentazione. Vedete? Sì, Jessica, si vede. Perfetto, grazie. Ok, quindi avevamo piacere di presentarci tutti, anche se in modo virtuale, quindi abbiamo deciso di creare un breve video di presentazione. Ecco, come sono il studente del Dipartimento di Biotecnologia, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena. Io sono Ludovica e sono attualmente iscritta alla scuola di dottorato in Chemical and Pharmaceutical Sciences. Io sono Jessica, laureata in farmacia e attualmente frequento il corso di dottorato di ricerca in Chemical and Pharmaceutical Sciences. Ciao, sono Claudia, attualmente sono iscritta al quinto anno di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Ciao, io sono Jasmine, sono laureata in farmacia e attualmente sono all'ultimo anno del corso di dottorato in Biochemistry e Molecular Biology. Ciao a tutti, io sono Carmen, sono laureata in Chemistry e attualmente frequento un corso di dottorato in Chemical and Pharmaceutical Sciences. Ciao, io sono Flavia, sono iscritta al secondo anno di Chemistry. Ciao, io sono Maria Francesca e sono laureata in farmacia. Ciao a tutti, mi chiamo Salvatore, sono uno studente. Sto terminando l'ultimo anno di dottorato in scienze chimiche e farmaceutiche. A tutti, noi siamo gli studenti. Quindi, come prima cosa, bisogna capire chi sono gli studenti tutor. Possiamo definire gli studenti tutor come degli studenti esperti che mettono a disposizione la propria esperienza per supportare e facilitare il percorso universitario degli studenti che magari si trovano in difficoltà o che magari hanno semplicemente bisogno di un supporto. Quindi gli studenti tutor partecipano alle giornate di orientamento come quella di oggi, si rendono disponibili agli studenti attraverso colloqui, contatti telefonici o posta elettronica, svolgono attività didattica integrativa e quindi di recupero per quegli studenti che magari hanno difficoltà a superare degli esami, oppure vengono organizzati dei corsi di esercitazione che servono appunto a chiarire dei dubbi prima di sostenere l'esame. E infine si occupano anche del sostegno dei corsi in lingua inglese, come ad esempio la magistrale in chemistry. Quindi diciamo che il ruolo fondamentale degli studenti tutor è quello di supportare, aiutare e risolvere i dubbi dello studente durante l'intero percorso di studi. Come dicevamo prima, appunto, qui in questa slide potete vedere i nostri contatti, quindi le nostre mail, e potete anche vedere le mail della professoressa Cecilia Pozzi, delegata all'orientamento, e la professoressa Stefania Lamponi, delegata al tutorato. Inoltre abbiamo creato una pagina Facebook e Instagram per rendere appunto più pratica la comunicazione con gli studenti.
Abbiamo anche degli orari di ricevimento che attualmente purtroppo sono stati sospesi, ma che cerchiamo di garantire lo stesso servizio, però non appunto in modo frontale, ma per via telematica. Comunque, quando le attività verranno riprese, potete consultare gli orari sul nostro sito, quindi il sito del nostro Dipartimento di BCF. Inoltre abbiamo realizzato un video dove rispondiamo alle domande più frequenti che gli studenti ci pongono. Vi consiglio di vederlo perché è molto interessante e potrebbe risolvere molti dei vostri dubbi, e potete trovarlo nella nuova pagina dell'Università di Siena che si chiama Orientarsi. E quindi infine volevamo augurarvi buona fortuna. Abbiamo deciso di gestire il nostro intervento in maniera un po' particolare e abbiamo deciso di farvi vedere qualche video. Il primo video che volevamo farvi vedere riguarda Siena, perché noi pensiamo di solito alla vita universitaria come una vita di solo studio, ma in realtà non è così. La vita universitaria racchiude pure tutte le attività sociali che, diciamo, sono necessarie per un ragazzo. E quindi è importante sapere cosa ti offre la tua città universitaria. Un altro video che volevamo farvi vedere riguarda invece la fase che voi state vivendo, cioè la fase della decisione. Quindi in questo momento voi dovete cercare di capire quali sono le vostre passioni, e diciamo che non è sempre facile capirlo, ma se vi analizzate bene e soprattutto analizzate bene cosa vi appassiona, alla fine vi renderete conto che non è così difficile decidere.
Dato che purtroppo non siete potuti venire a visitare il nostro dipartimento, abbiamo deciso appunto di mostrarvelo tramite un video e quindi di mostrare appunto cosa offre il nostro dipartimento, quindi le aule, la mensa, gli alloggi, c'è pure una palestra, le biblioteche. Abbiamo deciso di mostrarvelo con questo video. Infine, per concludere, volevamo parlarvi della mobilità internazionale, perché il nostro dipartimento promuove la mobilità non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale. Dà molte opportunità a quegli studenti che vogliono fare un'esperienza all'estero e in questo video dimostriamo la testimonianza di due studentesse che hanno svolto un periodo di ricerca in America. Ciao a tutti, sono Jasmine, sono laureata in farmacia e al momento sono iscritta al secondo anno del dottorato di ricerca di biochimica e biologia molecolare. Ciao a tutti, io sono Malu, sono laureata in CTF e al momento sono iscritta al terzo anno del dottorato di biochimica e biologia molecolare. Il nostro dottorato è un corso di studio di 3 anni che prevede una parte di formazione professionale in laboratorio, seguita da esperti, quali professori, assegnisti, postdoc, e una parte di studio appunto per completare la formazione nelle suddette materie. Come già detto, noi facciamo il dottorato in biochimica e biologia molecolare, l'ambito è molto vasto e ogni laboratorio lo declina a seconda dell'interesse del docente e dell'intero gruppo di ricerca. Quindi se ci sono nello stesso tipo di dottorato, studi abbastanza diversi da loro, quindi una varietà di tipologie di studio.
In questo momento noi ci troviamo a Cannapolis, in North Carolina, negli Stati Uniti, in quanto ci troviamo ad affrontare il periodo all'estero previsto dal dottorato di ricerca, che va da 3 mesi a 1 anno e mezzo. Appunto, come ho detto, noi ora ci troviamo negli Stati Uniti per lavorare nei laboratori di ricerca della North Carolina State University, che è una delle migliori università degli Stati Uniti, in cui speriamo di imparare nuove tecniche da poter poi riportare con noi a Siena quando torneremo, per ampliare il nostro bagaglio culturale, così come speriamo di poter ampliare il bagaglio dei ragazzi che sono al momento qua negli Stati Uniti, studenti americani e italiani, con l'esperienza che noi abbiamo fatto negli anni precedenti del nostro dottorato. Questa è, nonostante siamo qui da poche settimane, è una bellissima esperienza da poter fare, sia dal punto di vista lavorativo, perché appunto ci permette di imparare nuove cose, sia dal punto di vista umano, perché ci permette di osservare e vivere in realtà che sono completamente diverse da quelle dove siamo abituati noi. Quindi, come già detto, se il vostro interesse è verso la ricerca, noi vi consigliamo assolutamente di proseguire con un dottorato, sia per la varietà di argomenti trattati, prima, sia per queste meravigliose opportunità che ci vengono date, come quella di andare all'estero. Spero che anche voi possiate un giorno fare buon uso di questa possibilità, se vi verrà data, perché è molto importante scambiare idee, soprattutto con persone molto lontane, con modi di vivere e di fare ricerca molto diversi. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao. Ok, con questo video abbiamo concluso, quindi non lo so se ci sono domande, possiamo rispondere con i miei colleghi, oppure per qualsiasi cosa potete anche contattarci, avete visto, potete trovare i nostri contatti sul sito del nostro dipartimento, e quindi potete contattarci in qualsiasi momento se avete problemi anche durante l'immatricolazione o prima, domande riguardo al test, qualsiasi cosa potete contattarci sempre, siamo sempre disponibili. E per il resto vi auguriamo un grosso in bocca al lupo e contattateci se avete bisogno. Ok, ringraziamo molto Jessica per averci mostrato un po' cosa fanno gli studenti tutor e per averci lasciato, avervi lasciato tutti i contatti in modo che possano aiutarvi se avrete domande. Se avete domande ora potete prenotarvi come centro utilizzando la chat. Cecilia, se vuoi e se anche gli studenti tutor sono d'accordo, se magari i partecipanti a questo incontro hanno piacere di avere uno spazio un po' più riservato, possiamo anche interrompere la registrazione durante le domande e lasciare a loro la stanza virtuale, se si sentono più liberi di parlare con i tutor. Se siete d'accordo, ovviamente. Noi siamo d'accordo, di solito si faceva così quando organizzavamo, diciamo... Esatto, sì, esatto. ...giornate d'orientamento, non in modo virtuale, diciamo. Sì, io quindi, se mi date l'ok, posso interrompere la registrazione e poi ecco, ci possiamo... Non ci sono problemi, come preferite. Daniela, scusami, sì. Ma c'era anche Usops che dovrebbe fare la presentazione. Ah, okay. E loro allora... dovrebbero rimanere registrati. Nel quindi caso... potremmo magari far fare l'intervento a Usops, alla Society, sì. E poi dopo lasciare completamente lo spazio a loro. Sono d'accordo, sono d'accordo, okay. Sì. Allora, quindi se siete tutti d'accordo, lascerei la parola a... e presenterei la nostra Society, Usops. Dovrebbe esserci un rappresentante della Society collegato. Sì, professoressa, siamo qui. Benissimo. Allora vi lasciamo la parola e poi successivamente al vostro intervento staccheremo la registrazione in modo che avrete spazio disponibile con gli studenti. Va benissimo, perfetto. Grazie.
Allora, io mi presento, sono Chiara Serafina Campolattano, presidentessa della USOPS Society per l'anno 2020. Oggi con me c'è il mio socio Nicola Tardiolo che mi aiuterà e mi affiancherà nella presentazione della nostra society. Ho preparato per voi una presentazione in PowerPoint che vorrei presentare, che adesso la presenterò. Vediamo un po'. Ok. Vediamo se riusciamo. Si vede? Sì, si vede. Perfetto. Allora, innanzitutto il nostro nome USOPS sta per Usiena School of Pharmacy Society. Cos'è una society? Innanzitutto siamo un'aggregazione di studenti, principalmente di farmacia, chimica, CTF e biotecnologie, afferenti all'Università di Siena. Infatti tutti i nostri membri sono per l'appunto studenti di questa università. In questo society abbiamo alcuni obiettivi che ci siamo prefissati fin dalla fondazione nel 2016. In particolare, nella nostra missione teniamo particolarmente a cuore l'organizzazione di convegni con professionisti e aziende che siano leader del settore. Questo perché? Questo per riuscire a fornire allo studente una visione di quello che sarà in futuro il mondo lavorativo e quindi ciò che in futuro si ritroverà a fare in prima persona. In particolare, ci preme molto descrivere il mondo accademico a 360 gradi, così da fornire una visione della nostra università che vada oltre quella che può essere un corso da seguire oppure un esame da dare, ma che riesca a integrare questo esame e questo corso con quello che poi sarà il futuro lavorativo di ognuno. Inoltre, ci preme molto introdurre le competenze del singolo all'interno del network, perché crediamo fortemente che sia importante che ogni studente si senta valorizzato nella sua interezza e che quindi si renda conto che tutte le sue capacità e tutte le sue competenze sono valide e che possono portare benefici alla società. Inoltre, come ultimo obiettivo, ma non per importanza, ci proponiamo una corretta comunicazione scientifica al pubblico, perché tutti crediamo che sia importantissimo comunicare la scienza in maniera corretta affinché tutti, anche chi non se ne occupa in prima persona, possano approcciarsi ad essa. Nel corso degli anni abbiamo organizzato numerosissimi eventi. Come vedete, abbiamo spaziato attraverso tantissime tematiche. In particolare, siamo partiti dalla dieta mediterranea, ci siamo focalizzati sulla nutraceutica, sugli aspetti del Made in Italy, sulla piramide alimentare e su tutte le scoperte che sono state fatte in questi anni. Inoltre, siamo passati anche a tematiche come green chemistry e sostenibilità, appunto per sottolineare come un corretto approccio all'industria chimica possa essere integrato con tematiche importanti come ad esempio quella della sostenibilità e dell'inquinamento. Come dicevo in precedenza, siamo per una corretta informazione scientifica, infatti non ci siamo fatti mancare l'evento sulle fake news con la collaborazione di Butac, Italia Unita per la Scienza. Sempre per tornare al tema della sostenibilità, l'abbiamo riproposto con due professori che vi illustrerò in seguito e ci siamo occupati come ultimo evento della cosmesi consapevole. Vorrei darvi qualche informazione in più su alcuni eventi che abbiamo fatto, così che anche voi possiate capire come ci muoviamo nell'organizzazione. In particolare, l'evento Vaccines Save Lives, che vedete organizzato il 3 maggio del 2017 e che ha visto ospiti il professor Gianluca Breghi, grazie. direttore generale della Fondazione Achille Sclavo Onlus, il professor Emanuele Montomoli, professore di igiene e medicina preventiva presso l'Università di Siena, è stato un evento finalizzato a conoscere l'importanza dei vaccini, ma non solo, è stato anche un evento che ha dato un importante sguardo su come i vaccini hanno aiutato nel corso degli anni a combattere le malattie infettive e quindi a contribuire a dare uno stile migliore di vita alla popolazione mondiale. L'evento appunto di sostenibilità di cui parlavo prima è stato tenuto dal professor Riccardo Basosi dell'Università di Siena e dal professor Davide Chiaramonti dell'Università di Firenze. È stato un intervento molto interessante che ci ha consentito di spaziare in tematiche di termodinamica, di sostenibilità, ma anche di tematiche industriali che sono molto importanti e che ci hanno permesso di vedere i processi che studiamo nei nostri corsi di laurea, come vengono applicati su larga scala e che impatto possono avere. L'evento Cosmesi Consapevole è stato un evento molto variegato che ci abbia visto
ospiti la dottoressa Giulia Penazzi e il dottor Tommaso Sansoni. I due ospiti hanno dato un diverso approccio a queste tematiche. La dottoressa Penazzi infatti ha dato un approccio più scientifico, nel quale ha appunto guidato gli studenti nella lettura dell'INCI e nella cosiddetta cosmesi del senza. Mentre il professor Tommaso Sansoni ci ha spiegato molto bene come si commercializza un prodotto, come si vende un prodotto cosmetico e soprattutto quali sono in termini legislativi le varie procedure che devono essere seguite. Oltre che ad eventi organizzati dal nostro gruppo, i membri di USOPS hanno partecipato attivamente alle manifestazioni promosse dall'Università di Siena e da altre associazioni quale USiena Alumni. Tra questi vi è stato Loading Future, una giornata a cui hanno potuto partecipare tutti gli studenti dell'UNISI, organizzata in tavoli di confronto sui quattro topic qui riportati. In particolare, la Society ha aderito al Blue Topic ed ha redatto un documento finale grazie al tutoring di Simone Nardini, fondatore di Genomap, una startup che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le schede dei pazienti e fornire suggerimenti su terapie cliniche personalizzate. Tutto ciò ci ha permesso di implementare le nostre soft skills, ovvero quelle competenze relazionali che non sono affatto secondarie, anzi vengono molto spesso richieste dalle aziende del nostro settore. Sempre in prospettiva lavorativa, la Society permette anche di interfacciarsi con degli studenti provenienti da paesi comunitari e non, come è avvenuto l'anno scorso con quelli dell'Emory College, arricchendo la conoscenza professionale dei membri, dotandoli di una nuova prospettiva su realtà universitarie diverse dalla nostra e semplicemente fornendo la possibilità di relazionarsi in lingua straniera, anche solo per soddisfare la propria curiosità su aspetti della vita quotidiana di questi studenti nei loro paesi d'origine. Infine, USOPS non si ferma nemmeno davanti alla pandemia odierna. Infatti, tramite i nostri canali social, portiamo avanti una rubrica di articoli riguardanti vari aspetti del settore biofarmaceutico, da innovazioni terapeutiche alla cosmesi, spaziando attraverso la botanica, l'ambientalismo, la violenza contro le donne ed anche affrontando aspetti dell'infezione da SARS-CoV-2 sotto un attento occhio critico scientifico. USOPS non è solo questo, però. È anche aggregazione, gruppo ed amicizia. Insomma, siamo dei semplici studenti universitari che, dopo aver fatto ciò che a loro interessa e piace, si ritrovano a fare un aperitivo oppure a mangiare una pizza in un qualche locale di Siena. Tutte le informazioni riguardanti la Society, le modalità di iscrizione, i contatti utili, gli eventi organizzati da noi e a quelli a cui noi partecipiamo sono riportati sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram e WordPress. Bene, la nostra presentazione si interrompe qui. Io ringrazio innanzitutto Nicola per avermi aiutato e poi colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro dipartimento e l'Università di Siena che ci ha consentito di essere qui e di presentarci a tutti voi. Adesso, come chiusa, avevamo in mente di lasciarvi con un breve video nel quale trovate tutte le informazioni per contattarci.
Adesso, se avete domande, potete prenotarvi in chat, così siamo a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio. Nel mentre che gli studenti fanno le domande, noi ne approfittiamo per salutare noi presidenti dei corsi di laurea, che ringraziamo moltissimo per le presentazioni, e vi lasciamo questo spazio completamente dedicato e fra ragazzi, in modo che abbiate tutti più libertà di fare domande e risposte. Bene, un saluto a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.